Al via i lavori per la costruzione dell'esclusivo resort di Antognolla. Si tratta del complesso alberghiero immerso nel verde che sorgerà nei pressi dell'omonimo castello. Obiettivo del resort, che includerà 71 stanze, è rendere l'Umbria un polo attrattivo per i visitatori di tutto il mondo, proponendo un'esperienza autentica e a contatto con la natura. Dice appunto che il Covid ci ha fatto un po' ripensare al modo in cui viviamo la nostra vita e come bilanciamo la parte, diciamo, di lavoro e la parte di vita, di piacere. Non è un gran fan di parlare troppo dell'unione lavoro e tempo libero, però trovare quella soluzione in cui si possa unire appunto l'aspetto lavorativo e l'aspetto del tempo libero qui in Umbria diventa fondamentale. I restanti mesi di questo 2023 saranno impiegati per realizzare le fondamenta, la struttura portante dell'edificio principale, che sarà costruito sulla collina che domina il castello di Antognolla, e 40 spa suite collegate direttamente all'edificio principale. In campo 10 milioni di euro di investimenti che si aggiungono a quelli già destinati negli scorsi anni alla ottimizzazione del campo da golf, il migliore d'Italia, e delle altre strutture. Una volta completato, il complesso si svilupperà su più piani per un totale, come detto, di 16.000 metri quadrati e ospiterà una spa, diverse piscine, la reception principale e altri servizi del resort. E appunto anche seguendo quelli che sono stati poi i lavori a livello governativo, le decisioni governative della provincia di andare a sviluppare anche quello che è l'aspetto della fibra, permette appunto di riportare anche, di poter lavorare anche in una situazione più domestica e quindi praticamente ovunque. La struttura comprende un castello e una tenuta del XII secolo trasformati in un esclusivo resort internazionale del XXI secolo che ospiterà un hotel di alto livello e uno dei migliori campi da golf del paese. Il progetto sarà uno dei primi nel suo genere in Italia, in linea con i valori dell'operatore alberghiero Six Sense. Il castello, il borgo e la tenuta saranno restaurati in un'ottica sostenibile. Ci saranno 71 camere, un'offerta diversificata di benessere e cultura, un campo da golf da 18 buche, una scuola di cucina, un orto biologico e molto altro ancora. L'architettura storica originale sarà preservata come elemento chiave dello sviluppo, mentre le nuove costruzioni rifletteranno la storia, lo stile e la bellezza di questo luogo eccezionale. Everybody defines luxury in their own way. Quindi chiaramente dipende da come intendiamo il termine lusso. Chiaramente troppi orpelli non si addicono molto all'Umbria. L'Umbria ha sicuramente appunto la natura, ha grandi possibilità di esperienze, quindi il lavoro che si deve fare è proprio quello di andare ad ampliare le esperienze, dare la possibilità di visitare le città d'arte, gli eventi, quindi Umbria Jazz, il Festival di Spoleto, dare tutte queste possibilità per allargare e rendere l'offerta ancora migliore, come già stanno facendo in realtà come Borgo Brufa, come Reschio, che vanno appunto in quella direzione di creare un qualcosa di nuovo e più completo. Il progetto aprirà un nuovo mercato turistico di alto livello per l'Umbria, che porterà un afflusso di turisti nella regione e creerà una domanda aggiuntiva per l'aeroporto e le altre infrastrutture dell'Umbria. Il progetto comporterà anche un aumento della spesa secondaria a lungo termine nell'economia locale, grazie al turismo di alto livello. Mira anche a sviluppare il turismo golfistico nella regione, a far dell'Umbria una meta privilegiata per il golf, di particolare rilevanza in vista della Ryder Cup del 2023. Il campo da golf da campionato realizzato da Robert Trent Jones Jr. è già considerato tra i più belli d'Italia. E appunto Six Senses, che è appunto uno dei brand di alto livello più conosciuti al mondo, ha già aperto il loro primo hotel, l'hanno aperto appunto a Roma qualche mese fa. La loro seconda apertura appunto in Italia sarà appunto Antognolla, quindi in Umbria. Quindi è chiaro che c'è proprio questa volontà anche di andare a utilizzare le bellezze di questa regione.